Ciao a tutti e a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parliamo di un altro argomento per quanto riguarda la skincare routine coreana, ovvero del contorno occhi. Contorno occhi, un'altra parte importantissima per quanto riguarda appunto la skincare coreana. Prima di iniziare con il video, vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere un mi piace e a commentare perché, ve lo dico sempre, è importante e per voi è gratuito. Iniziamo subito perché non voglio che il video diventi troppo lungo. Allora, il contorno occhi è una crema che è molto importante e a volte viene sottovalutata dalle persone. Cosa fa la crema contorno occhi? La crema contorno occhi va a costruire una barriera intorno all'area del, appunto, del contorno occhi, quindi dei nostri occhi, e fa in modo che questa barriera vada a fare una serie di effetti. La zona del contorno occhi è una zona particolarmente delicata e può essere fino a 5 volte più fine rispetto alle altre parti della nostra pelle, come può essere la pelle delle mani, la pelle del viso in sé. Quindi va trattata molto delicatamente e per questo esistono dei prodotti che sono veramente specifici per questo. Sono sicura che abbiamo tutte o tutti fatto l'errore di pensare che la crema che normalmente usiamo per il viso possa andare bene anche per il contorno occhi, ma in realtà non è così. Ragazze e ragazzi, non fatelo, perché gli ingredienti che sono all'interno di una crema normale, crema idratante per il viso, possono andare ad irritare, se non a fare del male proprio a questo contorno occhi che è davvero così delicato. Il contorno occhi è una crema che generalmente si utilizza per contrastare le occhiaie, per contrastare... Il contorno occhi è generalmente una crema, che poi dipende anche dalla consistenza, che è fatta proprio per contrastare le rughe e le occhiaie, mentre per contrastare le borse non si utilizza il contorno occhi, perché le borse sono una cosa differente e non bisogna confonderle con le occhiaie. Le occhiaie infatti sono proprio quelle parti scure che vediamo qua sotto e che ci fanno sembrare stanchi oppure anche di età avanzata, e quindi vanno contrastate. Cosa fa il contorno occhi? Il contorno occhi le va a schiarire leggermente, in modo tale che il viso sembri un po' più fresco, un po' più giovane. Quindi, come si utilizzano le creme da contorno occhi? Le creme da contorno occhi vanno applicate da qui, cioè da poco sotto il condotto lacrimale, quindi da dove inizia questo osso qui del naso fino a quasi la fine dell'arcata sopraccigliare. Mi raccomando, una cosa importantissima è quella di non andare a mettere la crema da contorno occhi nel condotto lacrimale qui o comunque vicino alle zone sensibili, ma di tenersi sempre un po' più lontani perché potrebbero irritare i vostri occhi e non sarebbe una cosa piacevole. E un'altra cosa da ricordare è che va massaggiato davvero delicatamente, quindi non strattonate le dita o non fate movimenti strani perché potreste andare ad avere un effetto contrario a quello che volete ottenere. Poi, come applicarle? Si possono applicare queste creme sia di giorno che di notte, quindi non c'è un momento preciso della giornata dove potete dire che è giusto applicarle. Vanno applicate, cosa importantissima, prima della crema da viso. Questo perché? Perché così andiamo a creare una barriera naturale sul contorno occhi, in modo tale che quando andremo ad applicare la crema da giorno non andrà a
ad accumularsi sul contorno occhi, quindi già voi avrete messo la vostra crema per il contorno occhi e non avrete problemi, anche se qualche piccolo piccolo grammo va a finire anche nel contorno occhi. L'applicazione migliore per le creme del contorno occhi è quella del tamponare, nel senso di andare magari col polpastrello così a tamponare leggermente senza fare appunto nessun movimento strano di frizione, perché anche questi potrebbero causare sicuramente un'irritazione della parte interessata. Un mito da sfatare a riguardo è che generalmente si pensa che è un prodotto che va usato solo per chi ha una pelle matura. Non è così, ragazze e ragazzi, perché può essere utilizzato anche da chi ha una pelle più giovane, perché si dice meglio prevenire che curare, quindi meglio iniziare da subito a prevenire le rughe, appunto le occhiaie, che andarle a curare dopo. Quindi adesso non vi farò vedere una clip perché comunque è molto intuitiva la cosa. Vi faccio vedere subito il prodotto che io ho utilizzato fino ad adesso e vi dico anche che cosa ne penso. Per adesso sto utilizzando, ancora non è finito, questo contorno occhi di Eira Cosmetics, il Viper Eye, che è questo qui, e ha una punta in roll che è molto fresca e molto buona per la pelle, appunto rinfrescante. Vi devo dire una cosa, questo prodotto senza infamia e senza lode, nel senso che all'inizio notavo più un effetto rinfrescante e anche che mi tirasse un pochino la pelle del contorno occhi, tipo effetto lifting. Più avanti invece ho notato che non fa più di tanto, quindi adesso non so se magari la mia pelle si è assuefatta alla cosa oppure no. So di contorno occhi comunque molto più ricchi, per esempio so di quello di Kiehl's, che però non ho ancora mai provato perché vorrei aspettare di terminare questo, ma comunque sono sempre alla ricerca ancora di un contorno occhi che possa soddisfare le mie esigenze. Che una cosa importante da tenere a mente è che comunque il contorno occhi non deve essere troppo ricco se avete già la pelle molto grassa, già molto idratata sull'area, perché potete rischiare di andare a creare dei grani di miglio che poi devono essere rimossi da un dermatologo, e non è una cosa piacevole. A me è capitato, ancora non l'ho rimosso perché comunque è piccolissimo, però questo è uno degli svantaggi di non aver trovato il prodotto giusto. Quindi ragazze e ragazzi, io vi consiglio, questo è un consiglio personale, prima provate magari un contorno occhi che non sia troppo ricco. Se poi notate che la zona non è idratata a sufficienza, passate a uno più idratante, ma non partite subito con uno troppo idratante, perché appunto potreste andare incontro a questi problemi e non è una cosa fantastica. Quindi fatemi sapere se conoscete magari qualche contorno occhi che vi piace e che vi soddisfa da questo punto di vista. Magari potrei provarlo più avanti. Mi fa sempre piacere comunque ricevere dei commenti costruttivi. E niente, spero vi sia piaciuto questo video. Ci vediamo al prossimo video e vi mando un grandissimo bacio. Ciao!